Per il decimo anno consecutivo torna nelle scuole italiane Libriamoci, una campagna nazionale con la quale il Ministero invita le scuole a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta per stimolare negli alunni e negli studenti il piacere di leggere. Le iniziative si svolgono anche attraverso momenti di ascolto e a tal proposito questa mattina la scuola elementare Gioacchino Polizzi di Partinico ha invitato l'attore Dario Veca, che è riuscito nell'impresa non facile di restare l'attenzione dei bambini della scuola elementare, che hanno apprezzato i racconti dell'attore, tanto che al termine dell'incontro l'hanno salutato con un caloroso applauso. Non mi aspettavo questo pubblico così interessato. La mia soddisfazione è grande, che nel nostro mondo ci sono due tipi di soddisfazione: c'è la soddisfazione economica, quando vieni pagato e vieni pagato bene, poi c'è la soddisfazione artistica, è quella che ti dà il pubblico. Bene, oggi io posso dire di aver avuto una grande, anzi una grandissima soddisfazione artistica. Vedere i bambini alla fine che si alzano all'impiedi per questo lungo applauso che mi hanno riservato, effettivamente vale più del doppio cachet. Noi insegnanti cerchiamo sempre di coinvolgere i ragazzi nella lettura. Ovviamente la lettura, io dico sempre che la lettura è come un gioco che stimola l'immaginazione e la curiosità. Attraverso la lettura un ragazzo, un bambino, un adulto, e poi viene infatti la possibilità di conoscere nuovi mondi, nuove storie, di immedesimarsi appunto nella storia, quindi che sia del protagonista, dell'eroe. Quindi consiglio sempre di leggere, perché la lettura fa crescere, la lettura ti fa viaggiare, anche se non viaggi fisicamente, ma viaggi quindi con la mente. Noi siamo cresciuti leggendo Peter Pan, Pinocchio, ci ha fatto bene, allora non ce ne rendevamo conto. Sì, vabbè, diciamo, la nostra generazione è stata anche la generazione di lettura dei fumetti. Questo lo si faceva quotidianamente. Oggi la lettura, diciamo, è diventata qualcosa di più rara, per cui da parte del Ministero della Cultura e da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito c'è ormai da 10 anni in corso questa campagna di promozione della lettura che si intitola Libriamoci, proprio con l'idea di liberarci dalla realtà e proiettarci in una dimensione da sogno, di poter permettere ai nostri alunni, ai bambini di viaggiare nel tempo, di fantasticare nello spazio, di creare nuovi mondi, ma in ogni caso sempre di avere lo strumento prioritario per costruire la loro cultura.